Spiegando tutti e due che in questo periodo sui mezzi pubblici romani ci sono molti più controllori, cioè veramente non ce n'erano prima niente, però o quasi niente, adesso veramente è facilissimo incontrarli. In gruppi di quattro, sì, dovrei fare mea culpa su una cosa, però no, non lo Molinari mi dice non dirlo, no, forse no, lo racconto no. Tra poco. Allora forse. Quando non ci sarà l'assessora Linda Beleo, assessora alla città e movimento del Comune di Roma, benvenuta. Salve, buonasera. Tanto avrai intuito qual è il mea culpa, insomma, no? Non hai pagato il biglietto? Perché? No, non ho pagato il biglietto perché stavo per prendere aereo con il passeggino, dovevo fare tre fermate a piedi. Stava per piovere, non avevo il biglietto in tasca, ho fatto un'unica fermata di tram e io sono molto... Io non ho sentito nulla. Non ho sentito nulla, era brava. E guardi, assessore, io gliel'avevo detto mi di creda, non sono stata fortunata perché per quell'unica fermata di tram sono scesa e ho trovato quattro persone che stavano controllando. Ho detto, lo vedi, l'unica volta che non avevi il biglietto in tasca è successo. Pensa che io la domenica di quando c'è stata la maratona, quindi due domeniche fa, addirittura sul treno che va da Piazzale Flaminio fino a Prima Porta ne ho beccati 8. Vabbè, forse perché erano distribuiti sul treno, quindi effettivamente c'è una grande presenza, assessore. E a quelli disattenti come te, come me, anzi, scusate, io ce l'avevo il biglietto, ne beccheremo un po' di più, assessore. Allora, guardate, sì, son contenta che evidentemente questa misura è visibile anche alla città. Siamo a lavoro sul discorso della lotta all'evasione già da ottobre, e da ottobre ad oggi quindi abbiamo messo su una task force che sta progressivamente girando sempre di più in città. Stiamo quindi dedicando ad ATAC come azienda un numero sempre crescente di ore lavorate, quindi sul campo direttamente sia ai capolinea dei bus, sia all'interno delle metropolitane, sia anche sui bus di superficie. Ma la novità importante, avevamo promesso, insomma, che avremmo investito risorse e impegno in questa lotta all'evasione, e ieri l'azienda ha concluso un accordo con dei sindacati, direi che il primo accordo in assoluto per ATAC, che non so se in altre aziende del trasporto pubblico locale di grande dimensione sia mai capitata una cosa del genere. I contorni di questo accordo prevedono una modifica dell'articolo 36 del contratto dei ferrotramvieri, e quindi praticamente da azione volontaria, anche come era prima, gli impiegati dovranno, diciamo, come adempimento aziendale andare su strada a fare attività dei verificatori per un tot di ore al mese. Spieghiamolo bene, cioè praticamente c'è del personale amministrativo che deve uscire dagli uffici e andare sui mezzi pubblici a controllare, giusto? Esattamente, mentre prima però era un'attività che veniva svolta su base volontaria, adesso con questo accordo raggiunto tutti 1.400 dipendenti interessati a questo accordo quindi della parte amministrativa, dovranno andare su strada a effettuare questo servizio a rotazione, evidentemente, quindi a completamento del proprio orario di lavoro. Quindi questo direi che è un grandissimo risultato, perché in questo modo potremo effettuare dei lavori su strada, di verifica dunque della lotta all'evasione su strada, equivalente a circa 240 risorse in più impiegate a tempo pieno. Quindi il risultato è stato molto molto importante. Senza assumere altri dipendenti, rispondendo anche ad una serie di cose che spesso venivano dette e chieste anche dagli stessi cittadini: ma perché non li spostiamo dagli uffici e non li facciamo stare in mezzo alla gente? Questo è esattamente un intervento che, come si dice in economia, efficace ed efficiente. Efficace perché andiamo a contrastare l'evasione e quindi andiamo a rispondere alla domanda che i cittadini ci fanno, cioè controllate chi non paga il biglietto, perché qui noi che lo paghiamo vogliamo essere tutelati, vogliamo che il servizio funzioni. E poi ed efficiente perché non stiamo assumendo nuove persone, quindi a parità di costo noi stiamo comunque impiegando delle risorse, quindi questo è un vantaggio anche per l'azienda, anche perché poi in prospettiva questi maggiori controlli produrranno anche dei maggiori ricavi per l'impresa, perché diciamo, l'effetto che ci si attende dai maggiori controlli è che tutti facciano il biglietto e quindi che i ricavi da biglietto salgano per ATAC, che questo potrebbe comportare dei risultati importanti che stimano anche milioni di euro l'anno. Quindi il recupero dell'evasione corrisponde a milioni di euro l'anno che potranno essere poi impiegati per investimenti anche per la crescita. Certo. Allora io le faccio subito una domanda, a parte che un'osservazione che ha il valore che ha, nel senso che per esempio una delle fermate della metro che aveva messo la timbratura, cioè il passaggio del biglietto anche in uscita, quella di Piazza Concadoro, oggi, fatta oggi, quindi verifica stamattina, tutti quelli del mio treno, o almeno quelli scesi a Concadoro, avevano il biglietto e la porta di servizio che è a fianco
ai tornelli, che era sempre aperta, invece era chiusa, ben segnalata, dice attenzione che scatta l'allarme, eccetera eccetera. Quindi, quindi questa è una, già un'osservazione che vale per quello che vale, cioè non è statistica. Allora, dal punto di vista della statistica, a quanto ammonta adesso, per i primi mesi in cui si stanno facendo più, cioè i controllori quanti ne trovano senza biglietto? Allora, sicuramente dipende dalle giornate, dalle linee, però ce ne sono abbastanza, quindi pensiamo che come dire, siamo soltanto all'inizio di quello che poi dovrà essere un cambiamento culturale, perché anche quella campagna informativa che abbiamo fatto, non farti sorprendere senza biglietto, ecco. Io credo che sia indispensabile anche l'aiuto da parte della città. Insomma, è chiaro che i controlli aumenteranno, ma chiediamo anche ai cittadini di non perdersi in un becchiar d'acqua, quindi 1,50 euro è un prezzo accettabile, e noi come contropartita ci stiamo impegnando affinché il servizio comunque venga rilanciato. Quindi diciamo che è una sorta chiamiamolo di scambio in termini positivi, e noi ci impegniamo in un versante, però anche la città ci deve aiutare in questo senso. Ricordava la natura dell'accordo, forse un accordo storico, e il fatto che prima su base volontaria alcuni dipendenti potessero effettuare i controlli, questa volta invece non è su base volontaria. È stato un accordo sudato, faticato, i dipendenti, perché all'interno delle loro ore di lavoro, posso immaginare che qualcuno avrà storto il naso. Ecco, alla fine si è raggiunto pacificamente questo accordo, quanto se l'è sudata, assessore? Allora, diciamo che è stato un accordo che la contrattazione è iniziata ieri mattina e si è conclusa ieri sera, quindi insomma sicuramente c'è stato un confronto tra tutte le organizzazioni. Devo dire che il risultato è stato molto molto positivo, perché 8 sigle sulle 10 che sono presenti in ATAC hanno sottoscritto questo accordo, quindi è stato un risultato anche importante in termini di condivisione. Un accordo di cui sicuramente l'azienda deve andare fiera, perché in qualche modo ha cercato di introdurre una soluzione che potesse essere quanto più condivisa possibile. Sappiamo bene che quando le soluzioni sono condivise poi funzionano anche meglio, quindi sono tutti molto molto soddisfatti di questo accordo. Credo che sia, ripeto, il primo passo di un obiettivo, perché raggiungimento è un obiettivo, che è la nostra lotta all'evasione. Certo. Arrivano i complimenti del nostro ascoltatore 3775-104-500. Io le faccio una domanda, però era stato sempre segnalato dai verificatori un problema, quello di rapportarsi per esempio a diciamo così quelli che non avessero una posizione chiara, cioè chi non avesse fissa dimora, gli immigrati più o meno che magari non avevano una casa, eccetera eccetera. Ecco, risultano questi casi, si riescono, le multe che vengono elevate, poi si riesce a farsele pagare, insomma l'ATAC riesce a farsele pagare? È chiaro che anche l'azienda sta mettendo in campo tutto quello che è possibile per il recupero poi della sanzione, perché ovviamente la sanzione ha senso se poi viene pagata, ecco, se l'effetto disincentivante a non pagare il biglietto lo abbiamo se poi la multa viene effettivamente pagata. Su questo l'ufficio competente è sicuramente al lavoro per cercare di migliorare anche questo versante, quindi cercare delle soluzioni che rendano quanto più certa possibile poi l'incasso. No, perché la deterrenza vale se effettivamente viene avvertito come un rischio quello di essere beccati senza biglietto, se no non c'è deterrenza. Io credo con questa azione qui, in cui i controllori saranno sempre più visibili rispetto al passato, poi ci sarà un cambiamento che andrà anche in automatico, l'adattamento insomma anche alla certo, è più scoraggiante, dice lei, no? Anche se ad esempio c'è chi ci scrive, ricordano spesso il modello londinese, ovvero se sali a bordo di un bus e hai la possibilità di avere il biglietto, di pagare il biglietto, bene, tu stai su quel bus, altrimenti scendi e non lo prendi. Io non so se si possa arrivare poi alla fine anche a questo. Intanto è un accordo che coinvolge dipendenti di ATAC, un'azienda che sappiamo è da risanare, quindi già secondo me è stato affrontato il problema da un altro punto di vista. Assolutamente, insomma è chiaro che questo, ripeto, è un primo set di interventi, e sono certa che da qui ai prossimi 2, 3, 4 mesi potremo risentirci con dati alla mano su come questa azione ha generato, insomma, sui risultati generati da questa azione. Questo è quello che ci chiedeva la città, quello che avevamo promesso a tutti i cittadini, insomma, quindi mi auguro che ci potremo risentire anche a distanza di tempo e comunicarvi qualche dato che sono certa sarà indubbiamente positivo sulle sanzioni
sanzioni elevate, ma anche e soprattutto sull'incremento dei ricavi per la vendita dei biglietti. Quindi comunque, allora, per riproporre, al momento non ci sono delle statistiche su quanto sia elevata l'evasione del pagamento del titolo di viaggio, usato proprio burocratese puro. Titolo di viaggio è bello, mi dica che è bello titolo di viaggio, detto. Si chiama così. Okay, però devi dire biglietto. È aderente alla realtà. Vabbè, però tu... Sì, mi piace però questo è il titolo di viaggio. Quindi sì, i dati, ripeto, dati, già in generale il dato sull'evasione è comunque piuttosto complicato. Sulla parte incassata c'è sicuramente molto da lavorare, cioè c'è da lavorare sul fatto che queste sanzioni... Sì, no, questo ho capito. Quindi, comunque ancora non c'è una statistica ufficiale su quanto sia grande, no? Perché su questo allora, si andava da così delle stime... 50% che non pagano il biglietto a molto 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 meno. Questo chiaramente è importante, non solamente in termini di curiosità, ma anche per capire quale sia l'efficienza dell'azienda, perché è chiaro che se manca una quantità enorme di denaro, allora il deficit eccetera eccetera è provocato in buona parte da quello, se no vuol dire che è gestita male, ecco, questo tanto per essere chiari, insomma. Allora, sicuramente in ATAC, visto come sono andate le cose in passato, abbiamo avuto entrambi i problemi, sia problemi di gestione sia problemi anche di evasione. Però posso dirle che, insomma, dall'idea che mi sono fatta io, secondo me saremo intorno al 25-30%, però vi dico anche che alcune città europee, quelle più performanti, hanno comunque tassi che si aggirano al 15%. Certo. Non so, okay, come si dice, come la Danimarca, ecco, anche come si dice per esempio il capo terroristico, allora il capo del terrorismo non esiste il grado zero della sicurezza, non esiste il grado zero dell'evasione, ecco, non esiste. Esatto. No, quello non esiste, però insomma finché si rientra in un range fisiologico è negativo, però quantomeno quello che mi interessa adesso è andare ad aggredire la parte più importante e poi tendenzialmente andare alla riduzione massima possibile del tasso di evasione. Oh,